parlare così, grazie. La protesta è, come dire, è contro questi doppi turni. Mi auguro che l'amministrazione comunale trovi delle soluzioni adeguate affinché si eliminino questi disagi per le famiglie, perché sa bene, quando una famiglia si organizza con orari e poi tutto a un tratto si vede catapultata sulla una questione che riguarda il cambiamento dell'orario dalla mattina al pomeriggio, indubbiamente crea enormi disagi, soprattutto alle famiglie che lavorano. Per cui questo mezzo di protesta pacifico fatto dai genitori, in cui ci sono anch'io presente, ha come obiettivo quello di cercare di trovare una soluzione e trovare una sede che possa far sì che ai bambini venga data la possibilità della continuità didattica e soprattutto che non rechi danni ai genitori, soprattutto che lavorano. C'è qui una situazione di carattere di sicurezza che viene a mancare, perché il Comune di Palermo ha posto dei cartelli in tutte le aree a rischio idrogeologico R4 e la scuola Borgese, essendo ubicata in una zona a rischio R4, la preside, devo dire che ha ben pensato di chiudere il plesso, e quindi se non si tornerà nelle condizioni di sicurezza dovute è chiaro che i bambini non potranno frequentare quel plesso. Allora, noi genitori dei bambini che frequentano la Borgese ci siamo costituiti in comunicato per confermare che i nostri bambini hanno diritto allo studio, e la dirigente, la preside, ce l'ha confermato col fatto che ha creato il doppio turno. Noi siamo d'accordo su questo, però abbiamo necessità che finalmente si prenda provvedimento su quello che è la struttura della scuola media Borgese di Via Cerere. Noi siamo in affitto presso i padri vocazionisti, la struttura ha già una serie di problematiche strutturali, però da quando è comparso questo cartello della protezione civile, che addirittura risale come approvazione al 2007 se non sbaglio, ci siamo allarmati. Allora, di conseguenza, siccome abbiamo necessità che finalmente dopo anni ed anni questa scuola trovi una sede adeguata, siamo qui per manifestare il nostro desiderio e speriamo che venga accolto.